Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La nuda verità di Mirko Spelta. Eccoci qua, Mirko Spelta in collegamento con noi. Buonasera, ciao Mirko, benvenuto. Ciao Simone, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Spero che mi sentiate sufficientemente bene. Insomma, vedo che sei ancora in trasferta, da quelle parti. Sì, qui sta cominciando a fare caldo, comincia ad esserci l'acqua calda, si è pronto, insomma, comincia ad arrivare l'estate vera. Siamo ancora all'isola d'Elba sulla spiaggia del Nord. Che meraviglia. Noi giustamente prendiamo il gancio della cosa per parlare un po' anche di calore. Dai, diciamo così, lo posso dire così. Anche se oggi in realtà, visto che ricuciamo il filo del discorso della scorsa settimana, come sapete, in questo appuntamento si parla di uomini e donne, la nostra puntata settimanale della Nuda Verità, e quindi entriamo un po' nella mente degli uomini in realtà per conoscerli meglio con Mirko Spelta, scrittore, autore del libro Scusa se ti chiamo stronzo, edito da PM Mondadori. Allora, per capirsi e per capire la chiave per vivere felicemente in coppia, la settimana scorsa, esatto. La settimana scorsa, Mirko, noi con Alberto avevamo lasciato classicamente la domanda in sospeso, cioè qual è il segreto delle coppie felici, cioè vivere felicemente insieme, esatto. Stare insieme per molto tempo. Qual è? Allora, bisognerebbe fare un altro libro su questa cosa e magari ci pensiamo anche, qualcosa che sta arrivando c'è. Però in realtà possiamo dare tutta una serie, come dire, di piccoli suggerimenti, perché come sai la coppia nella vita poi reale, al di là del vissero tutti felici e contenti, è un insieme di tante cose, no? Due persone si accostano completamente a un mondo, anzi due mondi, e quindi ovviamente le due cose si devono incastrare un po' bene. Allora guarda, ti dico subito la prima cosa, una delle cose che sono sicuramente più utili da questo punto di vista è la disponibilità all'autocritica. Mi spiego meglio. Sai quante volte una compagna, una moglie, un marito, un fidanzato dicono: lui non mi capisce, lei non mi capisce, eccetera? Tante, immagino. Ma, vero? Ti è capitato anche a te, di la verità. Sì, però devo dire, devo essere onesto, da entrambi i lati, cioè nel senso di sentirselo dire, ma a volte anche di dirlo, E sempre che questo succede ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto, perché quando soprattutto si discute, quando si parla in maniera un po' animata, eccetera, ogni tanto ci si dimentica che il canale di comunicazione deve essere aperto in due direzioni, no? Cioè tu hai in qualche modo tutto l'interesse, se vogliamo anche la foga, di cercare di far capire il tuo punto di vista, che è una cosa legittimissima, per carità, è giusto che sia così, ma a volte senza neanche rendersene proprio troppo conto dimentichiamo che mentre noi parliamo e comunichiamo quello che noi vogliamo far capire all'altro, allo stesso modo dobbiamo tenere il canale di comunicazione aperto per fare in modo che anche nel momento in cui discutiamo un po', anche nel momento in cui litighiamo un po', anche ciò che dice l'altro arrivi a noi e noi lo elaboriamo effettivamente. Perché uno dei grossi difetti, dei grossi problemi, dei grossi limiti dei rapporti a lungo termine è che a un certo punto l'ascolto viene, non dico chiuso, ma insomma aperto, ogni tanto sì e ogni tanto no. Invece mantenere il canale di comunicazione aperto sempre in due direzioni, anche quando si litiga, è qualcosa che serve tantissimo. Ma guarda, su questo non posso che concordare, nel senso che a volte ci si mette proprio, come dire, non ci si chiude le orecchie, però si va un po' per la propria strada, quando invece bisogna continuare a comunicare, no? Questo credo che sia fondamentale. Sì, e sembra, capisci, cioè la cosa importante è che è una cosa un po' inconscia, nel senso che tu hai tutta la fretta, la foga e la voglia di far capire quello che tu pensi, no? Vero, vero. E questo va benissimo. Ecco, ma a volte ci si dimentica invece di prendere in considerazione sul serio quello che arriva dall'altra parte, invece è fondamentale soprattutto in lungo periodo. Allora, avete capito che l'argomento è molto interessante e tocca nervi anche scoperti, perciò continuiamo a trattarlo insieme qui nella Nuda Verità con Mirko Spelta nell'appuntamento di Best in Town.
E allora nell'appuntamento di questa sera di Best in Town c'è in collegamento con noi Mirko Spelta, perché è il momento della nuda verità che stiamo mettendo a nudo, vero Mirko, anche in questo venerdì. Ancora buonasera. Sì, esatto, ciao, ancora buonasera a tutti. Ascolta, c'è anche qualche messaggio di qualcuno dei nostri ascoltatori che mette un po' a nudo anche i nostri discorsi. Io lo ricordo il numero, come sempre, anche se volete intervenire su questo, 340 15 69 580. Prima stavamo parlando dell'importanza, insomma, un po' di essere autocritici e soprattutto di essere con le orecchie aperte nei confronti dell'altro, insomma, mantenere i canali aperti. Però attenzione, perché poi ci sono altri punti che, guarda, io te lo dico col cuore, sono importantissimi per me, che riguardano gli spazi e le abitudini personali. Però lascio poi parlare te, vediamo se ci incontriamo in accordo in questo senso. Va bene, guarda, adesso al momento lo accenniamo. Come ti dicevo prima, tutti quanti quando cominciano ad avere una convivenza eccetera pensano che due cuori, una capanna, ci chiamiamo tutta la vita, risolva tutto quanto. In realtà è l'incontro di due mondi che hanno anche tutta una serie di piccole abitudini, dallo spazzolino a come schiacci il dentifricio, alzi la tavoletta, a cosa compri, a cosa guardi la sera alla TV. Insomma, sono tante cose sulle quali bisogna mettersi d'accordo, perché sennò, come dice il mio grande amico Mauro, le piccole cose distruggono le grandi coppie. È un dettaglio saggio, secondo me, nel senso che, insomma, bisogna anche qui trovare un equilibrio, no? Fondamentalmente, sì. Bisogna proprio esattamente prendere in considerazione, poi lo spiegheremo meglio, l'idea di allargare le maglie della propria comfort zone, si dice così, cioè della propria zona di abitudine, no? Perché nella nostra zona entra qualcun altro che ha delle altre abitudini, e quindi non è la stessa cosa di quando sei single, che puoi fare quello che vuoi dalla mattina alla sera, capisci? No, infatti mi interessa questa allentare le maglie della comfort zone, ce lo spieghi meglio tra poco, sì. Ok? Va bene. Il tempo di riascoltare Imagine Dragons. Spelta in collegamento con noi dalla bellissima isola d'Elba, lo ripeto, e con Mirko un paio di messaggi che ti vorrei leggere, che sono, insomma, poi magari anche degli spunti per la nostra chiacchierata di questa sera. Okay. Va bene. Allora, c'è Antonella che scrive dalla Svizzera, Caslano, e ci dice: guarda, inversione dei ruoli e molti problemi spariscono in men che non si dica. Dice, però bisogna essere sufficientemente intelligenti nel riuscirlo a fare, quindi insomma, questo lei lo sottolinea. E poi invece c'è un'altra amica che non si è firmata, ma che ci dice, aspetta che recupero, qual è il segreto? Lei questa pone una domanda: qual è il segreto per mantenere viva invece la passione nella coppia, che insomma bisogna coniugare, come dicevamo prima, no? Magari appunto quella che è la quotidianità, e qui ci spieghi adesso tu com'era questo allargare le maglie, però poi chiaramente con il desiderio, anche insomma la passione, no? Come qualcuno ci ricorda. Sì. Certo. Allora rispondiamo intanto alle due ascoltatrici prima di tutto, perché insomma la cosa più importante sono loro. Allora, innanzitutto la ragazza che dice il cambio di ruoli e si capisce tutto. È un discorso intelligente, nel senso che più che cambiare completamente i ruoli, però innanzitutto è avere dei ruoli, cioè non è che non ci sia una competizione all'interno della coppia per quello che si fa. Poi magari questa è una cosa della quale parleremo meglio, però avere chiaramente i ruoli delegati da una parte e dall'altra fa in modo che le cose siano chiare e non ci siano conflitti. Non solo, ma credo che la nostra ascoltatrice volesse anche dire mettersi nei panni dell'altro, cioè per esempio banalmente capire che il primo dei due che torna a casa varrebbe la pena che facesse da mangiare, in maniera che quello che torna più tardi ha questa cosa, ha la cena già pronta, che è sempre una cosa che fa piacere. Questo sia che sia l'uomo nei confronti della donna, sia che sia la donna nei confronti dell'uomo e viceversa. Insomma, mettersi nei panni dell'altro. Questo per quello che riguarda il primo messaggio. Per quello che riguarda invece la nostra ascoltatrice che parla dei segreti dal punto di vista sessuale della coppia, innanzitutto è sicuramente un argomento interessante, perché abbiamo sempre detto, il sesso è un collante, ed è un collante anche a lungo termine. Ora non possiamo affrontare l'argomento più di tanto, ma una delle cose che mi sento di dire senz'altro è non aver paura di esprimere all'interno della coppia quelle che sono realmente le proprie preferenze, i propri gusti e i propri sogni dal punto di vista sessuale, perché poterli realizzare all'interno della coppia
coppia è sicuramente un elemento di complicità importantissima. Capito, Simone? Sì, ho capito bene il messaggio a questo proposito. Okay. Allora, torniamo. Ok, torniamo invece al discorso dell'allargare la comfort zone. Tu immagina, insomma, cose anche assolutamente banali, no? Quale canale vedere la televisione? O se no, immagina una coppia che uno dorme solo con la tapparella abbassata perché si sveglia con la luce, e l'altro invece al contrario dorme solo con la tapparella alzata perché il buio gli dà una sorta di ansia piuttosto che di disagio. Capisci che fatica mettere insieme due del genere? Cioè, è solo per dirti, le piccole cose in realtà sono molto importanti, perché quando tu vivi all'interno di 50, 60, 70, 80 metri quadri per 10 ore al giorno, per 50 anni, devi avere l'intelligenza di poter accettare cose che normalmente non farebbero parte della tua quotidianità. Capisci? Sì. Sì, bisogna fare insomma un passo in più. Tra l'altro c'era un'altra amica che scriveva, Elisabetta, che metteva la parola volontà proprio a questo proposito, cioè come in famiglia bisogna conoscersi, dice lei, e appartenere, insomma bisogna avere i modi giusti, pregi e difetti. È vero, dice una cosa giustissima. Guarda che uno degli grossi errori per cui adesso le coppie tendono ad avere dei problemi a lungo termine è che tendenzialmente si cerca qualcuno che è il più simile possibile a noi. Questo significa che alla base ci sta uno sforzo di adattamento all'altra persona molto basso. E questa cosa non va bene, perché nessuno è il nostro specchio esatto. Quando ci si mette in gioco, quando ci si mette all'interno di una coppia, una delle cose fondamentali è proprio partire invece con l'idea di dover venire incontro all'altro, che poi naturalmente non è essere uno zerbino, questo è un discorso completamente diverso. Oh, certo, però certo. Una certa dose di accettazione dell'altro e quindi di elasticità è fondamentale, se no le coppie vanno a quel paese. Questo è un altro fatto molto importante da sottolineare, nel senso che poi quando si vuole dare valore, no? A un rapporto bisogna chiaramente stare nel gioco e quindi sapere quali passi fare e la volontà, come diceva anche la nostra ascoltatrice. Guarda Simone, sembrano tutte cose banali, no? Perché onestamente non stiamo dicendo niente che la gente non sappia realmente. Il punto è che sulla carta, dall'esterno, sono estremamente banali. Quando invece tu tutte le mattine devi fare qualcosa che non è proprio nelle tue corde, o tutte le sere devi fare qualcosa che proprio non è nelle tue corde, cioè nella vita reale, quando le metti in pratica, implicano uno sforzo di consapevolezza importante, perché dall'esterno è tutto facile, no? È facilissimo parlarne, ma poi applicarlo all'interno di una coppia è decisamente meno semplice, e quindi essere consapevoli di questa cosa, ogni tanto guardarsi dall'esterno, è molto importante. Noi fondamentalmente lo facciamo per questo. Grazie Mirko, perché è stato, insomma, hai chiarito molti punti. Prima di salutarci, ti tengo ancora con noi 2 minuti, il tempo di riascoltare Margherita Vicario. Siamo arrivati praticamente quasi, insomma, in chiusura anche di questa puntata. Mirko, perdonami, volevo leggerti al volo anche un messaggio di un'amica di Edlira dalla Bulgaria che ci fa una domanda a proposito della lunghezza della comfort zone, insomma, quale limite ha e come si può capire questo. Secondo me l'argomento qui di oggi che abbiamo aperto scatena molto interesse e non è facile però da affrontare. È vero, è un argomento complesso. Magari possiamo dedicarci anche un po' della prossima puntata, del prossimo venerdì, per prendere meglio le misure, come diceva la nostra amica qua via messaggio, no? Ma certo, rispondiamo alla nostra amica e andremo avanti a parlare settimana prossima dei segreti delle coppie felici. Perfetto, grazie allora Mirko Spelta, buona permanenza sull'Isola d'Elba e a venerdì prossimo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccione grosso come al solito, ciao! Ciao!